per favore ci mettiamo distanziati e in fila per orari. Siete tutti in attesa per il vaccino AstraZeneca? Sì, è stato un momento di ansia, però penso che sia responsabilità civica farsi il vaccino. Siamo alla stazione di Roma Termini, questo è uno dei 35 hub vaccinali della regione Lazio. Oggi dalle 15 riprende la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Che dice lei dopo quello che è successo? C'è preoccupazione? Io sono qui, quindi dice convintamente. Stiamo vaccinando le categorie per fasce d'età, quindi gli over 70. 671... Questa è la sala del triage, qui i medici e gli infermieri raccolgono l'anamnesi del paziente e verificano se il paziente è idoneo o meno alla vaccinazione. Abbiamo avuto finora veramente solo 2 rifiuti, stiamo già riprogrammando tutte le agende per appunto recuperare 2 giorni di sospensione. Che braccio facciamo? Sinistro? Destro. È andato tutto bene, come diceva lo slogan, già fatto? Io ho chiesto per curiosità se c'erano state delle assenze oggi, no? Invece mi hanno detto che finora la presenza è quella che si prospettava e questo sarebbe molto buono, insomma. Siete venuti tutti nonostante. Io sono venuto. Siamo al centro vaccinale della Fiera di Padova, anche qui in Veneto sono riprese le vaccinazioni con AstraZeneca. Un po' agitata però, non è che perché senti un morto, può essere anche un caso, ma è proprio la sospensione che ha fatto paura. Ma conoscete persone che hanno scelto di non farlo? Sì. Anche colleghe nostre, sì. Io sinceramente sono sereno, meno male mi hanno riattivato l'appuntamento. E si va. Com'è? Sta andando a fare il vaccino anche lei? Sì. Ok, che dice? Terrorizzata, per niente convinta. Forse, come dicono, i benefici saranno di più dei rischi, però... Quante disdette? Circa un 20%, però ieri siamo arrivati a vaccinare circa 1100 persone con AstraZeneca. Che non è poco il 20%. Sì, ma vengono ripresi proponendo comunque altre date. Oggi a chi ha paura di fare il vaccino AstraZeneca o il vaccino in generale, cosa dice lei da medico? Allora, io chiedo a queste persone se non hanno mai letto le schede tecniche di ogni farmaco che loro prendono. Se tu leggi le schede tecniche, qualsiasi farmaco che prendi, ci sono 2 pagine di controindicazioni. 1506, 1507. Anche se ho 83 anni però... voglio vivere ancora e me la faccio. A Milano, nel centro vaccinale dell'ospedale Niguarda in via Ippocrate, sono centinaia gli anziani in fila per il vaccino anti-Covid. La campagna procede a rilento, circa il 43% degli over 80 è stato vaccinato. Io sono umbra e mia sorella, che è più giovane di me, l'ha fatto già da 20 giorni. Mi domando cosa è successo qua su. Ha dovuto aspettare tanto. È un po', un mese e mezzo. Per mettersi in lista si può andare in farmacia dal medico curante o sul portale della regione Lombardia ed è possibile solo per gli ultraottantenni e il personale scolastico. Gli appuntamenti fino ad oggi sono stati gestiti dall'azienda regionale Aria. 16 di febbraio. È un quarto d'ora ancora. Il 16 di febbraio lei ha fatto la prenotazione. Va bene. È il sistema che è sbagliato, perché noi conosciamo delle persone più giovani di noi di un bel po' che l'hanno già fatto prima di noi che abbiamo una certa età. Qua manca proprio l'organizzazione. Gli errori tecnici e i ritardi di Aria hanno rischiato di vanificare lo sforzo degli operatori sul campo, come nel Cremonese dove il sistema di prenotazione è andato in tilt. Ci sono stati numerosi disservizi legati alla piattaforma Aria. Intanto molti anziani del territorio cremasco, che è al confine con Milano, sono stati dirottati a fare i vaccini a 109 km, quindi trasferte di 2 ore per andare a fare il vaccino. All'hub di Cremona per 2 giorni consecutivi 500-600 slot lasciati liberi, vale a dire senza l'SMS di prenotazione agli anziani. È davvero una situazione un po' paradossale. Non le dico quelli che sono allettati. Ad oggi non sono ancora stati raggiunti. Per il caos generato il Consiglio di amministrazione di Aria si è dimesso, come chiesto dal governatore Fontana. C'è la mamma di una mia amica, che ha l'età di mia mamma, e la mia amica mi diceva che l'ha prenotata in farmacia, ma tanto tempo fa, e ancora non l'hanno chiamata. Purtroppo la Lombardia sta subendo un sacco di guai organizzativi e noi che eravamo la regione top, in realtà abbiamo bisogno di aiuto noi, perché qua stiamo veramente toccando il fondo.